L'ordine dei lavori della giornata come sto l'altro? No, sto sparcando tutto. Come tutte le altre cose. Io sono uno ingegnere standard. Qua. Allora ci siamo, dai ragazzi, forza, seduti, venire vini seduti. Riesco, non c'è, però non c'è. Numero 6. Allora. Dai, che abbiamo giunto, abbiamo le 12 e mezza. Vicepresidente, riordino delle attività distrettuali e delle cure primarie, direttive vincolanti per le aziende sanitarie locali e sensi dell'articolo 8 della legge regionale 41 del 2006. Numero 7 del vicepresidente assessore Rambaudi, albo regionale degli enti e delle associazioni di fatto e di volontariato che gestiscono strutture finalizzate alla viabilità. Numero 8, assessore Barbagallo, legge 353 del 2000, procedure regionali per il coordinamento di attività svolte dai volontari, dal volontariato a Cinque Boschini. Numero 9, assessore Barbagallo, regolamento CE 198 del 2006, fondo europeo per la pesca 2006-2014, nuovo schema di protocollo di delega tra regioni e gruppo di azione costiera al mare delle Alpi. Numero 10, assessore Barbagallo e vicepresidente, DGR 570 del 2012, disposizioni attuative per l'esercizio dell'attività di ittiturismo, costituzione delle disposizioni igienico-sanitarie per la preparazione e la somministrazione di alimenti. Numero 11, assessore Barbagallo, progetto regionale valorizzazione e sviluppo della peonia sul territorio ligure, prima fase operativa e impegno per l'Istituto regionale per la floricoltura di Sanremo, Euro 2000. Numero 12, assessore Berlangeli, legge regionale 28 del 2006, determinazione del termine di conclusione tale del 13 marzo 2014, il progetto turismativo dell'STL Italia Riviera. Numero 13, assessore Voltano, arte, Savona, legge regionale 10 del 2004, quarto, cessione alloggi di edilizia residenziale pubbliche, decreti tra le due del 2013 e concernenti l'adozione piano vendite e relativo utilizzo degli introiti per il triennio 2014-2016. Numero 14. È una rivisitazione del piano vendite in quanto quello precedente è stato soltanto alienato il 30% per un totale di 60 lotti. Ci sono state altre richieste per altre zone, per zone. Quelli di Spezia che avevo chiamato io un giorno che ero alla festa delle unità. Sì, quello. Quelle vanno? Grammatica. Sì. Come si chiama? Grammatica, non lo ricordo a memoria. Grammatica non lo so. Tutte le settimane. Perché lì c'è, insomma, l'obiettivo è sempre quello di depistare. Che mi hanno richiesto anche io quando ero alla Spezia. Grammatica, la conoscenza di persona. Il piano, l'arte stessa ha presentato un nuovo piano, sono contenti loro. E quindi appena lo portiamo. Danno meglio quando ce la troviamo. Adesiamo degli uffici, penso che la prima o seconda giunta di gennaio porteremo questo. Lui voleva regalo di Natale, faremo un regalo. L'Epifania. Dopo le numero 14, assessore Voltano, approvazione protocollo d'intesa. Quindi ripartiamo con un diverso programma. Togliamo, mettiamo. Noi rimaniamo sempre con 10 per 10. Sì, ma dico, nel senso che dove non c'è stata domanda e togliamo, dove c'è delle aggiunte. Sempre con criterio, dove sono più periferici, i soliti criteri, e anche diamo degli indirizzi per quanto riguarda l'utilizzo. Questo è il primo, questa buona è arrivata con il primo e avremo gli altri a seguire. Numero 14, assessore Voltano, approvazione del protocollo d'intesa tra Regione Liguria e gli ordini e collegi professionali della Liguria per lo svolgimento di attività di supporto in materia di partenariato pubblico-privato. Numero 15, assessore Briano,
programmi ministeriali di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria con l'ammodernamento del trasporto pubblico locale, modifica la convenzione con l'AMT di Genova e di quella di GR 983 del 2012, impegno di euro 630.620,57. Sono dei bus che già precedentemente con finanziamenti ministeriali erano stati acquistati, 14 bus ecologici, tra virgolette, adesso tra i ribassi d'asta e l'incremento delle risorse se ne possono acquistare altri 3. Ecco, questi qui poi bisogna contarli. Sì, infatti volevo... Quanti sono questi qui? Allora, ne hanno già 14, ne possono comprare altri 3 per un impegno di 631.000 euro. Il numero era 15? Vi faccio una... Una vostra come lo dice adesso? No, magari lì poi faccio... Scusa, sì, perché... Lui va bene. Quindi in totale quanti sono? Copia del... E questi sono già arrivati quelli che hanno acquistato, no? 14 l'hanno già acquistati adesso. Sono già arrivati, sì, sì. Sì, quelli lì sì. Ci sono già, perché poi con l'assessore Danilo... No, perché se volevo andare un po' critico, questi qui li contiamo. No? No. Cioè, fai sindacalista da MT o fai l'assessore? No, contiamo. No, perché c'è un po' di altre dolore. No? Allora, quanti sono questi? Ce l'ha già, ok. Quanti sono questi? 600... No, quanti 3. Sono gli altri? 17. Allora, 14. 17. Sono 3 mezzi EEV articolati da 18 metri. Sì. Cioè sono praticamente sì, il fanno... di quelli che abbiamo tarato noi come cosa base. Quindi, ha fatto una scheda. Poi che hanno meno emissioni, probabilmente hanno valutato di investire. Contiamo anche con le spezie, tanto per avere un guardo. Come livello 12 metri, questo vale. Ma non sai il totale dell'impegno quanto vale, no? Vi verifico quanto avevamo già dato prima. 1,7 più 6. Quanto? 1,7 più 6. Ma quindi è un cofinanziamento. Sì, sì, ci sono. Va bene, dai. No, 7 più 6. Era precedente. Era precedente. Sì, ma sono 6 di adesso. 2, 3. Ora qui 14 potrebbero essere quelli già ecologici che hanno, di cui una parte l'hanno acquistati con quello. Faccio un po' una scheda. Una scheda per la prossima giunta, diciamo, del nostro operazione globale. Ok, perfetto. Quanto abbiamo dato? Che cosa hanno comprato con i nostri? Ci hanno messo loro e... Possiamo venirvi dopo la giunta. Perché diamo la Lidia. Va bene, ok. Numero 16, assessore Briano, adozione proposta di piano regionale dei rifiuti e rapporto ambientale, quindi la procedura di valutazione ambientale strategica. Possiamo discutere, l'hai mandata, però non c'è stato un altro momento nel quale abbiamo potuto ragionare insieme. Sì, presentando dopo dire. La presentiamo alla stampa? Sì. Alle 12. Esatto. Possiamo presentare anche alle 10, come volete per me. Intanto sta roba qui deve andare al consiglio a corredo della legge, no? Noi dovremmo... Consiglio che riaprirà quando? Questo qui è una proposta di adozione di piano. Abbiamo chiesto una maggioranza, poi col bilancio non ce l'abbiamo fatta, ho mandato tutto ai consiglieri, ho fatto tutte le riunioni, l'ho presentata un dopo giunta, che vabbè non c'eravamo tutti perché abbiamo dopo gli impegni tutti quanti. Dopo giunta non... ci sono più o meno gli interessati. Sì. C'è fretta, non c'è fretta. Noi avevamo fretta di portarla, oppure possiamo... No, ma dico, se è per il consiglio, tanto il consiglio rapirà giustamente 7, 8, 9, sì. Io assento, mi volevo giustificare. No, non ero giunta, non mi ricordo per quale motivo, ma non ero potuta venire. Quindi, effettivamente, io l'ho ricevuta, quindi non è che siete assolutamente regolari. Volevo avere... Proviamola al 10, portiamola al consiglio, al 10 pomeriggio. Male, portiamola al 10. No, e guarda, per me, non chiedo solo se ci sono problemi per uffici o cosa... Per me poi per il allora facciamole, presentiamole al 10, così se c'è bisogno siamo ancora in tempo integrale. Ok. Ci tenevi presentarla oggi? No, no, devo al 10. Ma ci tieni loro come presentarla oggi? Ce l'hanno loro come programma da realizzare. Dico, lo presentiamo il 10 alla stampa. Tanto oggi è una stampa, una smattinata un po' complicata. Va bene? Eh?
Allora, la proviamo, la presentiamo il 10 e se il 10 ce l'hanno gli obiettivi. No, poi se c'è bisogno di integrare, integriamo, no? Giusto? Deve essere proprio scritto su, o no? Però se è un problema degli obiettivi degli uffici, perché è scritta all'ordine. Ma è fatta. Vabbè, ma tanto... E facciamo. Sì, ma l'abbiamo, la proviamo, dopodiché ci lavorate, adesso non durante le vacanze, ma dal 7 in poi. No, durante le vacanze. Sì, durante le vacanze ci lavora Pippo. 31 le 11 abbiamo e poi la presentiamo alla stampa al 10 dai. Presentazione alla stampa 10 di gennaio, ok. 17 assessore Piano Bass, ex legge regionale 32 del 2012, piano faunistico venatorio della provincia di Genova, parere motivato con prescrizione. Numero 18, assessori Briano e Cascino, articolo 7,3 lettera C, legge regionale 36 del 97, approvazione linee guida per l'elaborazione di studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici comunali. Articolo 10, numero 19, assessore Briano, articolo 43, legge regionale 20 del 2006, programma annuale degli interventi inerenti alla difesa del suolo per l'anno 2013, impegno 1.315.451,75. Numero 20, assessore Cascino, comune di Cervo, Imperia, conferenza di servizi, ex articolo 59, legge 36 del 97, per approvazione di struttura privata. Calma. Per quella sul piano dei lavori. Faccio una fotocopia dei lavori che finanziamo per la messa in sicurezza del territorio. Qual è? Quella prima di questa del 19. Difesa del suolo. Cioè, comune d'Imperia, c'è cioè nel libro. Un po', va? Allora. Aspetta, che la prendo così ti seguo. Allora. Poi fai una copia, ma solamente dell'elenchetto. Esatto. Ma c'è tanta roba. No, allora, intanto è il piano annuale degli interventi che va a pescare su una graduatoria fatta sulla base del rischio e dei lavori e, da fare e anche sui finanziamenti che abbiamo, perché nelle priorità abbiamo anche finanziamenti talmente elevati che non possiamo con i soldi che abbiamo fare, quindi cerchiamo di ottemperare a tutto questo. Quindi abbiamo messo provincia di Imperia, manutenzione straordinaria del Rio Aregai in comune di Santo Stefano al Mare. Comune di Celle Ligure, progettazione preliminare dell'adeguamento della tombinatura del Rio Ghiare nel comune di Celle. Dopo il periodo ci vanno le cose nel mio lei. Questo qua è quello finale. Come mai ci vanno le cose? Ah no, perché tu stai guardando. È un altro elenco, vabbè, ho capito. Quello giusto è quella pagina dopo. Esatto. Sono due elenchi in delibera, non so. Ci sono tutti gli elenchi degli interventi, poi quelli che peschiamo come graduatoria. Ho capito. E trasparenza. C'è delibera, perfetto. C'è Imperia, quindi c'è Santo Stefano al Mare, Rio Regale. Comune di Celle Ligure, Rio Ghiare per la progettazione preliminare. Poi l'Aivi, messa in sicurezza del dissesto interessante versante sinistro del torrente Rupinaro, che è importantissimo quello, messa in sicurezza anche a valle. Provincia di Genova, ripristino dell'officiosità idraulica del fosso Gazzu in comune di Sant'Orcese, anche qui è molto ordine. Chiavari, lavori di sistemazione idraulica del tratto terminale del Rio di Lemme in comune di Chiavari. Studio idraulico e progettazione preliminare del torrente Lavagna in comune di San Colombano, qui è dove tra l'altro è uscito il Lancella. Sono in giunta Fabrizio. Comune di Sori. Sono in giunta, ti chiamo nel pomeriggio. Ciao. Intervento finalizzato alla messa in sicurezza della tombinatura del Rio Cortino, perché abbiamo avuto dei problemi, si è tappato il tombino e ci sono problemi idraulici grossi. Sori, no? E revisione della progettazione preliminare, progettazione definitiva del torrente Semorile a Gioagli. Benissimo, andiamo avanti. Numero 20, dell'assessore Cascino, comune di Cerco, Imperia, conferenza di servizi, articolo 59, legge regionale 36 del 97, per approvazione sull'iniziativa privata. Data a posto. Sì, data a posto, si adeguano alle prescrizioni della sovrintendenza, insomma ci adeguiamo tutti. A posto. Forza.
21, assessore Cascino, comune di Varazze e Savona, conferma approvazione variante integrale al PRG e correlate modifiche al PDC, con attribuzione di valore e rispetti di SUP. Cosa vuol dire? Questo è, allora se ricordate, nell'approvazione del PUC a Varazze, c'erano stati un po' di problemi di legittimità sul procedimento. Ricorderete che abbiamo mandato al Consiglio per il parere, che è espresso al Consiglio regionale per il parere, è espresso parere positivo, quindi torna da noi. Praticamente attribuiamo al PRG che è in vigore valore effetti di PUC, in quanto hanno fatto insomma tutte le analisi ambientali e paesistiche. Comune la disciplina, autorizziamo la disciplina del PUC. Bene, parere positivo. Numero 22, comune di Andorra, Savona, conferenza di servizi, ex articolo 59, legge regionale 36/97, per approvazione variante al PUO del nucleo di Castello di Andorra, con essere intervento. Questo cos'è? Questo è un immobile del centro storico che ricostruiscono, no? La ricompongo. Intervento privato? Sì, sì. Bene. Numero 23, assessore Paita, deliberazione 929 del 2012, approvazione della rete ciclabile Ligure, modifiche, integrazioni e tracciati dei percorsi ciclabili. Questo è il bando per capirci. No, questo è l'inserimento all'interno della rete generale di programmazione, anche di Carcare, parte di Monte Marcello Magra, eccetera. Poi a seguito dell'inserimento all'interno della rete viene emanato il bando. Ho capito. Numero 24, assessore. C'è anche dolce acqua qua. O c'era già? C'era già. Perfetto. Numero 24, assessore Lambau, vi impede la somma di euro 11.568,90 a favore delle ASL Liguri per prestazioni integrative a favore dei grandi invalidi di guerra. Numero 25, assessore Lambau, disciplina degli atti di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali immobiliari degli enti ex IPAB in situazione di gravi criticità gestionali, integrazione alla deliberazione 1440 del 2005. Numero 26, autorizzazione alla Fondazione Casa di Riposo San Giuseppe Onlus, con sede in Bordighera, la vendita terzi mediante trattativa privata dell'immobile sito in Bolzano, via Le Truso, 17. Numero 27, autorizzazione alla Fondazione Casa di Riposo Maccio Onlus, con sede in Masone, alla costituzione di ipoteca sull'immobile sito in Masone, Genova, Pallavicini 8, a garanzia di un mutuo ipotecario. Oppure fuori sacco di quelle, quali sono le fuori sacco di quelle? Sono tutte queste, quelle fuori sacco di quelle. Ultimo giorno. Allora, numero finire a mezzogiorno per fare 30, fuori. Assessore Rassetti, monitoraggio e verifica delle autocertificazioni presentate alle strutture della giunta regionale nel 2012. Sono 18.000 le autocertificazioni, ne abbiamo verificate, i dipartimenti diversi ne hanno verificate più di 4.000, tutte veritiere in base alle verifiche degli uffici, un dipartimento le sta ancora facendo, sono le autocertificazioni del 2012. Numero 31, assessore Rossetti, approvazione bando di concorso per organismi informativi e istituti professionali per lo sviluppo di competenze ICT nell'ambito del percorso di istruzione formazione professionale. Ringrazio AICA, ci ho messo a disposizione 4 premi di 750 euro ciascuno e noi li abbiamo destinati alle scuole di formazione professionale e agli enti di formazione professionale. Numero 32, assessore Vesco, una descritta, progetto formativo per percorsi di inserimento lavorativo, numero 130, persone disabili, trasferimento al comune di Genova di euro 150.000. Sì, sì, si sono parlati, bisognerà per il prossimo anno cercare di collegare meglio le cose. Vorrei firmarlo anch'io. Allora, qui aggiungiamo, assessore Vesco. L'Inter era partito prima della nostra delibera, quindi adesso un po' di incongruenze ci sono, ma è un precedente, quindi eventualmente per il prossimo anno si rimangono collegati.
poco tempo. 33, assessore Vesco, approvazione del progetto per azioni informative in materia di tirocinio, disposto all'agenzia di cui lavoro, a valere sulle risorse già impegnate con deliberazione 1182 del 2012. Numero 34, prosecuzione dell'attività istituzionale di comunicazione al campo della rivista Io Lavoro Newsletter, di cui la DGR 500 del 2011, a valere sulle comuni di certificati. Quindi sono le sigle che autorizziamo a spendere per la costituzione di Io Lavoro News e di una comunicazione che facciamo di quelle parte tra poco il processo che abbiamo elaborato per il silenzio. Il numero 35 dell'assessore Rossetti, una proposta al Consiglio, modifica del piano dell'offerta formativa approvato con deliberazione del Consiglio 2 del 2013 e puntuali adeguamenti del piano di dimensionamento della rete scolastica approvato con ICR 1 del 2013. Tanto che fa la pausa, abbiamo l'elenco delle leggi o ci siamo dimenticati? Votiamo il 10. Io credo non l'ho mandata per scritto, ma adesso... Vabbè. Avevo capito come scrivere. Vabbè, stesso, no, ce l'abbiamo, a parte te, gli altri ci hanno amato tutti. No. L'ho messo, ma non te l'ho fatto. Elenco, leggi, primo trimestre, facciamo 10. Oppure raccogliamo quelle che abbiamo oggi e poi quelle che non abbiamo. Ah, vediamo. Allora, fuori sacco. Allora. Assessore Rossetti, autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale. Assemblea legislativa della Liguria, con il 2013, aumento impegno di euro 30.000 inerente la spesa per l'affermazione dei valori della resistenza. Il Presidente indirizzi alla Tassia Sistemi e Tecnologie di Informatica al fine della relazione previsionale per l'anno 2014, presa d'atto della omologazione della relazione previsionale 2013 e della relazione semestrale. Assessore Vesco, decreto legislativo 422 del 1997, articolo 9, contratto di servizio 2009-2014 tra Regione Liguria e Trenitalia S.p.A. per il trasporto. Ma abbiamo scritto la problematica e determinazione. Questa è quella vecchia o quella nuova? No, c'è anche quella vecchia. Quindi come sono? Questa... Come l'abbiamo scritta la fine? No, quella vecchia abbiamo. Scrivici quella buona. Scrivici. No, perché quella dell'altra volta che non abbiamo atteso, abbiamo verificato attentamente e mi ero dimenticato. Se c'è una ruota, c'è scritto fino a un massimo di 6 mesi, quindi è una questione eventualmente esercitabile e ci tutela a fronte del fatto che qualora avessimo bisogno di questa proroga ci consente di farlo alle stesse condizioni del contratto attuale, non di rinegoziare. Per cui abbiamo verificato insomma che diciamo, tutelante rispetto alle informazioni che facevi tu, perché potremmo anche non beneficiare. La mia preoccupazione era già accolta. Era già accolta e quindi perché c'è fino a un massimo di 6 mesi. No, perché voi capite che se adesso poi questo sarà un oggetto di un lavoro, diciamo, faremo 10, capite che se chiudessimo questa partita ma la campagna elettorale sarebbe meglio, TPL, perché affrontare la campagna elettorale, se non ce la facciamo va bene. Ma... Si può dire a valersi di questa opportunità. Però quella che forse diceva lei è quella che ho portato ora, no? Sì, esatto, poi c'è quella, vi leggo l'oggetto di quella
Allora, decreto legislativo 420/97, articolo 9, contratto di servizio 2009-2014 tra Regione Liguria e Trenitalia S.p.A. per il trasporto ferroviario regionale, proroga e sì, l'articolo 4. Questa è quella che abbiamo approvato, quella l'altra volta che avevamo sospeso. Adesso c'è quella di oggi, che è molto... Scusa, questa qui che abbiamo approvato adesso, quindi è quella... È quella dei sei mesi di eventuale proroga. Oggi ne ho portato un'altra, invece, che è molto articolata e ve la illustrerei, perché di fatto con questa delibera noi andiamo ad approvare in sanatoria, perché non potevamo non accettare il fatto che fosse già partito, il nuovo orario che è entrato in vigore il 15 di dicembre. Abbiamo aspettato perché pensavamo di arrivare con la riduzione del servizio che a oggi non c'è ancora. Qui abbiamo fatto, i suoi uffici, l'architetto Poggio, hanno predisposto una delibera che è molto articolata e che però ci dà delle tappe molto ravvicinate, nel senso che prendendo riferimento l'incontro previsto, che doveva essere oggi, che è stato rinviato all'8, che viene citato nella premessa di questa delibera, con la Regione Piemonte, abbiamo ricevuto una lettera data in Italia, la quale ci dice che quali sono le tappe per l'esecuzione della riduzione del servizio in base alla comunicazione che gli diamo. Entro il 13 gennaio possono partire con i tagli il 16 di marzo, entro il 10 di febbraio il 13 di aprile, entro il 17 marzo il 18 marzo. Comprenderete che noi con questa delibera abbiamo anche autorizzato il pagamento dei treni che abbiamo rimesso dal 15 di dicembre sulla tratta Savona Ventimiglia, per cui più tardi partono questi tagli e devono essere e più devono essere diciamo pesanti, superiori, perché dobbiamo comunque rapportare su 13 mesi di corto e magari 8-9 mesi di taglio, insomma, quindi il taglio diventa più consistente. Quindi noi, a meno che Pippo non sia generosissimo. Quindi noi di fatto mettiamo questa cosa, sappiamo. Quindi prendiamo in sanatoria, cioè prendiamo, autorizziamo il piano di esercizio che è entrato in vigore il 15 di gennaio. Diamo mandato a Trenitalia di non aumentare le tariffe nel corso del 2014. Almeno al momento, o definitivamente. Però poi vedremo, questa è una delibera che tra poco andrà modificata, nel senso quando decideremo poi tagli da fare. E quindi diciamo a Trenitalia che a seguito degli incontri che stiamo, della trattativa che stiamo tenendo con la Regione Piemonte, comunicheremo entro le date che lei ci ha imposto la riduzione del servizio. Prendiamo atto, sempre di questa delibera, che abbiamo sottoscritto il 23 un accordo per la proroga di due mesi del biglietto integrato nel bacino metropolitano di Genova alle stesse condizioni di quanto è stato fatto nel 2013. Questo comporta per noi già un costo, perché questi due mesi comunque vado a finire la partita, li dovremo sostenere con 2/12 di quel milione famoso. E quindi prendiamo atto che dell'atto modificativo del contratto di servizio, quello che ci ha proposto Trenitalia, cioè la sostituzione, il cambio del materiale rotabile e l'incremento della dotazione del materiale rotabile di un treno, e quindi quei famosi 7 bivalto che diventano 8, di cui abbiamo avuto appunto un lungo tanteggio e un'approvazione da parte di Trenitalia, ma da parte nostra non c'era ancora stata una presa d'atto. Con questo modifichiamo appunto quella parte del contratto di servizio in cui si parlava del materiale rotabile. Si prende atto poi di un verbale che è stato fatto il 22 marzo del comitato di tecnico di gestione, cioè quello che comunque consente a quello che governa il contratto di servizio con Trenitalia, e abbiamo anche quantificato, sono state anche quantificate le penali e le detrazioni che, come ormai è consuetudine, abbiamo già destinato al servizio ferroviario, per cui non c'è più, come in passato, altri utilizzi delle sanzioni e delle penali. Per il 2012 abbiamo quantificato 1.201.000 euro di penali e 1.206.000 euro di detrazioni. Detrazioni
che non paghiamo, che però noi diversiamo sul servizio, quindi di fatto noi prendiamo più servizio di quanto paghiamo, perché utilizziamo ormai da 3 anni le detrazioni e le penali. Su questa cosa voglio informare, insomma, che il verbale si è chiuso, ma c'è ancora una parte sospesa, perché nella nevicata del 2012, per la quale io avevo posto denuncia all'autorità giudiziaria con un esposto, c'è un contenzioso e quindi, in attesa che la magistratura si pronunci, abbiamo sospeso quei treni, perché lì c'è un contenzioso molto acceso, perché Trenitalia sostiene che i treni che non hanno circolato in quei giorni non fossero per cause imputabili alla loro responsabilità, insomma, e quindi vorrebbero che noi glieli pagassimo. Noi non glieli abbiamo pagati, tanto è vero che abbiamo fatto un esposto, perché per interruzione del pubblico servizio la risoluzione di questo contenzioso, anche dal punto di vista economico, è legato a un pronunciamento che io spero possa essere rapidamente portato a compimento. Questo è un po' quello che dice questa delibera, che insomma, mi pare abbastanza importante, che poi, come dicevo prima, andrà modificata, perché io spero di riuscire a farlo entro il 13, in maniera tale da far partire. È veloce, ragazzi, va bene, dai, tutto chiaro, abbiamo pochissimo tempo. Allora, dell'assessore Briano, legge regionale 9 del 2000, contributi per il 2013 e coordinamenti provinciali del volontariato di protezione civile, impegno di 100.000 euro. Poi dell'assessore Barbagallo, approvazione schema di convenzione regione ANCI Ligure per attività di informazione, supporto e concertazione nell'ambito della programmazione regionale di sviluppo rurale e contestuale impegno di euro 18.456,91. Cos'era questa che non sono persa? Approvazione, schema di convenzione ANCI Ligure, attività di informazione, via. Via. Poi del vicepresidente. Partecipazione della regione di Puglia al programma europeo Daphne 3, bando Draft 2013, progetto regionale Social Women Aid. Via. Sì, è vero, con la base, ecco. Poi, approvazione, convenzione con il Collegio dei Geometri di Genova per tirocini professionali, anche in materia di polizia locale e sicurezza urbana. Poi abbiamo, allora, programma delle attività in materia di sicurezza urbana, legalità, contrasto alla violenza di genere, prevenzione del femminicidio e polizia locale. Quella coppia. Via. Fondazione Scuola Interregionale di Polizia, approvazione del programma di formazione e funzionamento anno 2013. E poi approvazione della convenzione con l'Università degli Studi di Genova per funzioni di osservatorio. Allora, poi dell'assessore Rambaudi, linea regionale di indirizzo relativa al fondo per il sostegno a casa di persone in condizioni di disabilità gravissima, anche il vicepresidente. Questo vale bene, di dire due parole, il fondo non autosufficienza nazionale, che ne dedichiamo una quota del pari al 30%, quindi 2.8 milioni, ai disabili gravissimi,
con le stesse, diciamo, caratteristiche, la stessa impostazione che già avevamo precedentemente per i malati di SLA, perché nell'anno precedente era dedicato solo a questa patologia, poi è stata estesa anche ad altre patologie. Sono interventi domiciliari con una presa in carico integrata sociosanitaria, una insomma, tutto, diciamo, come procedura, come metodo, tutto uguale alla SLA, e anche gli importi che abbiamo definito fino a, nel senso che si lascia comunque un minimo di discrezionalità al distretto nella valutazione anche della condizione familiare, e sono tre misure in base alla gravità, fino a 500 euro al mese, fino a 800 euro al mese, fino a 1000 euro al mese, quindi sono cifre ben superiori, diciamo, al nostro fondo ordinario della non autosufficienza. Parliamo di persone che hanno, che vivono in condizioni di dipendenza vitale, che necessitano a domicilio assistenza continuativa 24 ore su 24. Allora, fatti una domanda, ma questi soldi qui alleviano un po', come dire, lo sforzo economico che facciamo sul discorso della disabilità o no? Ci alleviano in fondo, no? Sono l'autosufficienza, perché l'abbiamo messo incompatibile, nel senso che se una persona però grave... La risposta è no. No, perché quella è l'integrazione, perché, per quelli che stanno in residenza. Perché questo è solo esclusivamente per la domiciliarità, sono misura sostegno alla domiciliarità voluta e così potrebbe rallentare gli accessi, qualcuno sta a casa invece di andare in residenza. Sì, più è chiaro che più misure abbiamo a domicilio, meno abbiamo inserimenti su misura, quindi dovrebbe migliorare. E questo ci può invece abbassare il fondo nostro, chiamiamolo ordinario, perché molto probabilmente le persone che rientreranno in questo fondo più specifico, quindi con cifre più elevate, oggi prendono il fondo no, se ci speravo sono che ci aiutasse un po' su quello sborso così alto. No, su questo no, perché è domiciliarità. Non riesce neanche molto in prospettiva, queste sono persone che hanno patologie, tipo slatico. No, perché ho visto che è diventato uno sforzo enorme. No, questo c'è la delibera che lo riordina e vediamo. Va bene. Allora, dell'assessore Rambaudi e vicepresidente, rimodulazione del fondo di solidarietà per le gravi disabilità, rinominato contributo di solidarietà per la residenzialità, disabili, pazienti psichiatrici e persone affette da AIDS. Ecco, io su questo vi raccomanderei di fare davvero un lavoro di verifica, perché ci siamo lamentati molto della disomogeneità, della, se non del disordine, diciamo, applicazioni diverse, diciamo, da ASL a ASL, insomma, bisogna fare uno sforzo di, anche di equità. Insomma. Sì, infatti, con questa delibera cerchiamo di mettere ordine, intanto cambiamo, diciamo, le modalità di presa in carico, che va in capo ai distretti, non l'abbiamo detto, ai comuni, anche abbiamo i comuni di un lavoro di istruttore amministrativo, non da poco, però... diciamo per equipararlo alle altre misure, quindi il meccanismo è identico al fondo non autosufficienza, cioè istruttoria amministrativa e quindi verifica anche delle condizioni economiche ISE da parte del comune, del distretto, sociale, valutazione integrata sociosanitaria e pagamento tramite fisse. Quindi questo ci riporta, diciamo, anche alle modalità di altri servizi che funzionano bene. Poi abbiamo cambiato la compartecipazione, consideriamo sempre l'ISE individuale, perché anche il nuovo ISE nazionale va in questa direzione, e quindi i redditi sono del disabile, non di tutto il nucleo familiare, ma prevediamo delle compartecipazioni diverse da quelle precedenti. Qui c'è stato ovviamente un dialogo con le associazioni dei disabili, con i rappresentanti che erano stati identificati anche dal Consiglio. Io ho dato la delibera prima a tutti i capigruppo, l'ho spiegata a tutti i capigruppo, non c'è stata la possibilità di fare un incontro nei giorni precedenti a Natale, però ho dato la delibera a tutti chiedendo se c'erano osservazioni, perché ovviamente la delibera ha tenuto conto della discussione fatta in questi mesi con le associazioni dei disabili, è andata incontro a molte esigenze, ma chiaramente frutto di una mediazione, e non è la posizione dell'associazione dei disabili che avrebbero voluto continuare a pagare niente.
noi oggi intanto affermiamo una cosa secondo me importante, che chi ha l'indennità di accompagnamento, che non è un'integrazione al reddito, ma proprio una cifra che viene erogata dallo Stato per l'assistenza, ed è in struttura residenziale, questa indennità la versa. E quindi tutti devono avere devono aver fatto la domanda di invalidità per accedere alla misura, o avere il diniego, perché abbiamo, dai dati che abbiamo confrontato, pensiamo che ci siano molte persone, molte famiglie che non hanno neanche fatto la richiesta dell'assegno, dell'indennità d'accompagnamento, sapendo che poi comunque lo dovevano versare. Però questo significa che paga la Regione al posto dello Stato, in una delle poche misure che lo Stato ci dà, e quindi dobbiamo fare in modo che, insomma, che chi ha diritto dell'indennità statale faccia parte a quello. E poi facciamo compartecipare chi ha un ISE inferiore a 10.000, niente di compartecipazione, a parte i 16 euro al giorno dell'indennità d'accompagnamento. Chi ha un ISE tra 10.000 e 15.000, 10 euro al giorno. Chi ha un ISE da 15.000 a 20.000, 14 euro al giorno. Questi valori sono dimezzati per i servizi semiresidenziali. Questo oltre l'indennità? 10 euro oltre l'indennità. Solo per chi ha sopra i 10.000. Noi avevamo fatto una proposta, vi ricordo secca, che sopra i 10.000 si pagava tutto. Su questo abbiamo avuto proteste, è iniziato un iter molto lungo di dialogo con le associazioni, anche col coinvolgimento del Consiglio. Abbiamo delle proiezioni che ci fanno pensare che, insomma, questa sia una compartecipazione sostenibile. E comunque lo valuteremo anche sul campo. È evidente che l'obiettivo, come io ho detto ai genitori che avevano invaso un giorno la Regione per protesta, ho detto che il nostro obiettivo non è trovarci nelle condizioni in cui una famiglia debba essere costretta a ritirare il ragazzo dalla struttura perché non ha i soldi per pagare. Ma il nostro obiettivo è quello di cercare di andare incontro alle esigenze di tutti in modo più equo, e soprattutto dovendo limitare le risorse, perché questo fondo ha una progressione e aumenta in modo esponenziale, non possiamo permettercelo. Quindi non vogliamo ovviamente mettere nessuno nelle condizioni di se non può pagare, però dalle proiezioni che abbiamo pensiamo che queste siano cifre sostenibili. Poi lo verificheremo sul campo, ci siamo dati un periodo di tempo anche di monitoraggio e valuteremo. Questa è una cosa importante, applicarla bene. Viene definito bene tutto, come si prende in carico, chi ha diritto, chi sono le strutture di accesso, cioè si mette ordine, ecco, da una vicenda che poi si è un po' accavallata. I soldi che danno all'ASL? Quali soldi? No, l'ASL non fa più istruttoria di tipo amministrativo, no, i soldi li danno direttamente alla struttura, perché non si può pensare che, come succede per gli anziani. Questa è stata una richiesta. È prevista la dimissione per quello che non paga? Guarda, il meccanismo è identico a quello delle strutture per anziani, perché non si può pensare che l'ASL... L'anziano sta mediamente in istituto 5 anni, una disabile sul pagamento la stessa. 60. Sul pagamento la stessa cosa, però. Non possiamo immaginare che i comuni facciano anche l'esattori per la quota di partecipazione che deve pagare la persona. Sì, il problema è se la famiglia si rifiuta di pagare, la struttura è autorizzata a dimetterla? La struttura, come fanno esattamente per le strutture per gli anziani, chiamerà la famiglia, cercherà di capire perché non si paga, farà riferimento al servizio, qualcuno del servizio chiamerà la famiglia e si capirà perché non si paga. Quindi i servizi daranno un supporto come danno sempre, non possono fare gli esattori e pensare di acquisire loro le rette al posto dell'ente gestore, perché questo diventa una tutela. Il problema è che l'ente gestore non è tutelato, perché si ritrova a esprimere un servizio pubblico essenziale che si paga lui al posto del pubblico. Basta sapere. Sì, però, ragazzi, quando abbiamo fatto le riunioni ci avete chiesto voi di cambiare questo meccanismo. Peggio, ragazzi. Non c'è dato sulla tipologia di pagamento.
Io non posso chiedere ai comuni di fare l'esattore, che non lo fanno neanche per i servizi propri, di fare l'esattore delle quote di partecipazione che l'utente deve pagare. Partiamo dal presupposto che dal DPCM del 2001 le famiglie dovrebbero pagarsi tutto e pagare tutto alle strutture. Ora, questo è un fondo di solidarietà per attenuare i disagi di questa compartecipazione prevista dalla norma statale. Cerchiamo di andare incontro alle strutture dicendo che c'è un servizio sociale che comunque con loro verificherà i mancati pagamenti, poi ognuno farà il suo mestiere, recuperare i soldi dei pagamenti delle famiglie è un mestiere degli enti gestori, come lo fanno quelli degli anziani, lo faranno le strutture per gli disabili, che è la stessa identica esatta cosa. Differenza che tu c'è un ragazzino di 18 anni non un anziano di 90. Quello di 90 muore prima. Però ci va un'altra al posto di quello che muore, prima di pazienza. Ci tenne che non ti paga, te lo paghi tu per 60. Dico, ci va un'altra al posto di quello che muore, e anche quello lì potrebbe avere il problema. Infatti ci sono un sacco di contenziosi, però... La struttura ha 30 posti, che siano anziani o che siano ragazzi disabili. Sempre 30 persone, ah. Se uno deve recuperare le quote, deve recuperare gli anziani. Con gli anziani ci sarà un turnover, che in quelli dei ragazzi non ci sono, ma dal punto di vista della struttura cosa cambia? E se 10 non pagano di disabili, ce l'hai per 50 anni. No, sarà per 50 anni. Cioè, se, hanno, partire, se la famiglia ha le risorse per compartecipare. Se uno può pagare, non deve pagare. Tipo, se tu dici che possiamo integrare tutto noi senza problemi anche a chi ha 100.000 euro di reddito, va bene. La struttura di dimettere il paziente mandato dal servizio pubblico che non paga. Sto facendo un'altra domanda. L'ente accreditato. La risposta è che ci sarà un servizio che se ne occupa insieme alla struttura, che mi sembra già qualcosa, cioè nel senso che non diciamo agli enti è affar vostro, c'è una presa in carico che finora non c'è stata, c'è una presa in carico sociale dei casi dei disabili che finora non c'è stata, quindi aggravando di lavoro anche i comuni. Dottore, c'è una legge di 12 anni fa che dice che è totalmente a carico della famiglia. L'abbiamo fatto fino a totalmente a carico nostro, con un impegno che anche voi avete criticato di essere altissimo. Cioè adesso vogliamo provare a vedere se per alcune reti la famiglia può, come dire, in qualche modo contribuire, anche perché forse qualche risorsa poi ce l'hanno, no? Tante volte siamo detti che uno che ha 100.000 euro l'anno forse può dare una mano, no? Non saranno tanti, ma 50, 100, 70, 80. Comunque fate un gruppo che ci lavori, mi sembra più una competenza, cioè voglio dire, sei preoccupato di una cosa che col bilancio c'entra niente, per essere sincero. È una preoccupazione degli enti gestori, però sinceramente siccome noi abbiamo cercato di, fatto un gruppo, col grande rispetto che abbiamo e il dialogo continuo con gli enti gestori, ma in questo caso... anche su mandato del consiglio avevamo dei rappresentanti con cui ma quello funziona bene aiuto il bilancio tutelavano i disabili e quindi dai, mettete su un gruppo. Credo che il disabile sia tutelato e che nessuno metta per strada nessuno dai. Problemi. Ho capito Pippo, ma continui però su a carico dell'ente gestore. Ho capito, ma ragazzi, ma vanno gli avvocati questi enti, non che li difendono, cioè non è mica compito nostro, non so. Un conto è difendersi rispetto alla famiglia del disabile iscritto all'associazione, un conto è difendersi di un anziano figlio. Sì, ma allora dobbiamo stabilire il principio che qualunque sia il livello paghiamo il 100%. Non so, Pippo. Proponi questo? Propongo, dal mio punto di vista, che nel momento in cui non si trova la soluzione, che la struttura accreditata lo possa dimettere, perché nessuno mi sta rispondendo di sì. Il codice civile ci saranno le regole. È complicato che lo metti a carico di un privato. Ma ci sarà messo la legge a carico di un privato, Pippo, dal 2001. No, scusa, no. No. Il privato non è obbligato. Ma no, privato nel senso carico, di famiglia. Sì, dal 1988. Sì, ci sono dei aperti civilistici. Perché con la psichiatria non più da dire che stai facendo un lavoro che non mi sembra il tuo, comunque se vuoi continuare a farlo fallo. No, no, ma io mi sembra, non so, cioè il tuo lavoro di assessore mi pare di dover applaudire, una delibera la voto, visto che una delibera la voto penso che sia mio dovere fare le mie dichiarazioni, domande. Scusami, il bilancio allora ci mette tutto qualunque sia la spesa, perché se la risposta è sì non ce ne occupiamo.
cioè, una legge del 2001 apposta a carico delle famiglie questa spesa. La legge del 2001 non ti dice che se un paziente non paga se lo deve ciucciare un'associazione di famiglie di disabili. Però sto discorrendo di questo, non dell'altro. Rispondiamo, no? Ho fatto un gruppo che se ne occupi. Non è mica detto che deve essere a carico della struttura io, eh? Qualcuno sta dicendo che deve essere a carico della struttura. Sì, ma dell'idea. Ma non è vero, scusi, ma perché dici delle cose che non sono vere? È libero di dimetterlo? Chiedo allora, a ma io non la delibero, non scrivo che la struttura è libero di dimettere se uno paga. Sto dicendo che c'è una presa in carico. Tu sai meglio di me che il servizio sociale professionale, la presa in carico, significa che si valutano le situazioni con tutte le opzioni. Se una famiglia ha tutte le condizioni per tenere una persona a casa, ha i soldi e non paga, si potrà anche arrivare alla dimissione. Se non ci sono quelle condizioni, ci sarà una valutazione discrezionale, ma professionale, quindi non del servizio sociale, che dirà che la famiglia non ne può fare a meno e allora non paga perché davvero non può, perché gli è successo un altro accidente. C'è un caso molto diverso di qua all'ospedale che mette una persona. No? Ci sono dei contenziosi aperti dall'88 in cui nessuna presa in carico aveva. Non ho capito la proposta tua. Noi paghiamo il 100%, ma noi paghiamo il 100% a vita anche ai miliardari, perché devi rispondere un po', l'avete chiesto voi in molte riunioni, di mettere ordine in questa materia. L'ha chiesto la Moritz con una certa assistenza questa cosa qui, dicendo che una cosa ci sta male. I rimedi però sono allora, a carico di altri, bisogna avere il coraggio. Fai una proposta, leggila bene, fai una proposta. Almeno mettiamo un monitoraggio regionale sui contenziosi. Dall'88 le aziende hanno fatto causa agli istituti accreditati perché il paziente psichiatrico, alcuni tutori si sono rifiutati di pagarlo e non c'è stata né presa in carico sociale, né, anzi la sanità regionale ha fatto causa. Sì, ma voglio dire, ma questi qui ci fanno causa al caso, dappertutto, hanno dei sindacati fortissimi, poi se vuoi fare gratis quel lavoro lì fallo, però non è il tuo mestiere. Secondo me non è il tuo mestiere è difendere il nostro bilancio. Ma io purtroppo voto anche le delibere degli altri colleghi, quindi... Ho capito, ma anche in quella veste non è il tuo mestiere, secondo me. No, se vuoi farlo, fallo, non so. Cioè, riuniscili, organizzali, cosa devo dire? Secondo te bisogna scrivere le delibere anche... dopo che... Non lo so, ma scusate, ma quando l'anziano sta all'ospedale, dopo un po' l'ospedale dimette, no? Cioè, vale un po' per tutto questa roba qui, no? Ma io capisco che c'è un problema che riguarda le strutture, ce l'ho volante. Ci sono cose che abbiamo tranquillizzati nel dire che non li lasceremo soli perché c'è una presa in carico. L'ospedale non ha di fronte questo problema spesso. Sarà qualcuno di un ente pubblico che convoca la famiglia e dice perché non paghi? Mentre in questo caso la struttura perché non potremmo anche non fare. Manca la struttura, caspita, un anziano può avere questo problema. Ho capito che l'anziano muore prima, poi ce ne metto un altro, no? Come no? Certo. Se uno attenta a posti di esame da porsi di anziani, che sia una rotazione più frequente o meno frequente, il problema di una solvibilità della famiglia rispondo all'anziano. È che in genere il comune manca quota sociale se l'anziano, ma la famiglia non è vero, ricevendo di contenzioso. Però ci sono un sacco di contenziosi anche in giro, perché i comuni magari... Però insomma il punto di partenza che avete chiesto con insistenza che venisse regolata meglio questa cosa, l'assessore l'ha fatto, se ora ci proponete dell'integrazione, esaminiamo. No? Guardate bene il testo, casomai, come abbiamo fatto per il discorso rifiuti, il 10, vediamo delle modifiche. Insomma. L'importante è che, dico già, non può essere messo a carico di un comune una competenza che non è propria. Per cui, cosa che mi ha chiesto una rappresentante dell'associazione dei disabili, che secondo me, per tutelare i disabili, aveva la giacchetta anche di ente gestore, insomma, quindi si preoccupava del suo della discussione, ci hanno chiesto che siano i comuni a riscuotere questa quota. Questo vi dico che non è possibile, perché è una cosa impropria per i comuni e non hanno nessuna intenzione di farla questa cosa, perché è una quota che è a carico della famiglia per legge, quindi il comune non si mette a riscuoterla e a crearsi tutto un meccanismo amministrativo. Oh, guardatevela bene, dai, poi ci c'è da fare qualche... L'importante è che regolamentiamo sta roba. Sono da mettere ben volentieri, che non escluda però il fatto che il comune faccia l'esattore. Perché noi abbiamo criticato molto questa roba qui, cioè sostanzialmente le ASL tanto davano, tanto prendevano, no?
E questo qui da Resa non del tutto responsabile. Abbiamo visto che applicavano in modo diverso quest'anno qui, creando anche, diciamo, diseguaglianze, no? Poi il tentativo di mettere ordine. Guardate, va bene, poi... D'altronde stiamo parlando di famiglie che evidentemente hanno un po' di possibilità, diciamo, significative, più di altre, insomma, no? Pochino, insomma, no? La cosa, la bussola deve essere fare come si fa in altri settori, perché sugli anziani non siamo mica noi a, o i comuni a riscuotere, e deve pagare la famiglia. Io sono stato a Crocefischi, dove c'è una bella struttura, e mi ha detto che hanno le famiglie che non pagano. Hai visto? Hai visto che bello? Poi cioè, quando vediamo che le famiglie non ce la fanno proprio per un po', teniamo anche così lo stesso. Se vediamo che invece c'è proprio cattiva fede, allora interveniamo. Poi si può anche decidere che si possa rimettere, però è un po' pesante mettere una delibera, che io metterei delle cose un po' più affermate, nel senso che... Ma non volete un po', dai, sanità, sociale, bilancio, dai, fate un gruppo che ci lavori. D'altronde questo paese dovrà bene riformare i servizi, diciamo, nel momento in cui si avvia una fase prolungata di razionalizzazione. Mi pare che la proposta venga da un assessore con una certa anche, diciamo, posso dire, attitudine sociale, no, attitudine sociale, insomma, non so come dire, non è che si venga da una persona che ha un'origine, insomma, McKinsey, diciamo, no? Sa provare un anno a vedere a fine, ma anche meno, vedere che succede. Infatti, sanità sociale, ok, no, vogliamo, no, se ci sono dei problemi, la modifichiamo. C'è un'integrazione da fare di monitoraggio. No, anche qui vorrei partire con l'ANA avendolo approvato. Dai, bisogna fare un po' questo. Se sai mai la finiamo un attimino da fare. No, 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 se c'è bisogno la sintesi, si modifica. Va bene, no, non è una delibera di integrazione. Se sì, ma teniamo magari questi rifiuti per ultimi. Se c'è bisogno di fare qualche integrazione, facciamo, se no ne approviamo un'integrativa. Allora, diciamo che il 10, queste due delibere qui, non è che le riportiamo formalmente in approvazione, ma sono oggetto di un approfondimento se necessario. Esatto. In un caso, diciamo, ambiente, diciamo, bella, e in un caso bilancio, sanità sociale. Sì. Allora, assessore Rambaudi, vicepresidente, centri diurni per anziani, abrogazione integrale delle deliberazioni 1195 del 2003 e 506 del 2004, abrogazione parziale. Sono rapidamente i centri diurni per anziani della DGR 1349 del 2011. Avvio sperimentazione, nuovo modello di centro diurno Alzheimer. Sì, qui abbiamo, diciamo, riordinato tutta la materia sui centri diurni Alzheimer, non modificando le tariffe nei parametri, nella parte, diciamo, ordinaria, mi viene da dire, anche se fosse un termine giusto, ma abbiamo definito invece le spese di trasporto che possono essere integrate nella retta, perché il mancato funzionamento, soprattutto qui nell'area del Genovese, non va pieno, diciamo, dei centri diurni, deriva proprio dalla difficoltà del trasporto, che deve essere in qualche modo organizzato, altrimenti non diventa un disagio troppo grande per la famiglia portare al centro diurno e si sceglie magari la residenzialità. Invece viene data la possibilità di una sperimentazione con gli stessi costi, quindi con la stessa tariffa, ma che modifica un po' le figure professionali e il tipo di attività di interventi. Questo ci è stato richiesto per un centro di ancestri, su cui è stato fatto uno studio particolare, quindi diamo la possibilità di questa sperimentazione comunque a saldi invariati, a tariffa invariata. Okay. Allora, assessore Rambaudi, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo, programmazione di iniziative da realizzare a livello di distretto sociosanitario, impegno di euro 251.200. Così soldi per i distretti, 250.000 euro. Assessore Rambaudi. Integrazione alla deliberazione 822 del 2013, finanziamenti ad Agenzia Liguria Lavoro di attività
attività progettuali in ambito di terzo settore e politiche sociali, programma di supporto alle politiche sociali da parte di Agenzia Ligurio Lavoro. Assessore Rambaudi, sostegno alloggiativo alle famiglie con minori ricoverati presso l'Istituto Scientifico Giannina Gaslini. Impegno di spesa euro 98.795,22. Sostegno per le strutture residenziali e per i bambini che fanno dei hospital e che non possono rientrare a casa perché sono fuori zona, quindi l'abbiamo mirato più specificatamente perché l'anno scorso abbiamo dato un contributo più diffuso, ma c'è questa esigenza anche per evitare ricoveri impropri. Assessore Rossetti e Presidente, approvazione per l'anno 2014 dell'elenco dei contratti da stipulare, articolo 8, legge regionale 5 del 2008, della programmazione dell'attività contrattuale e del programma di razionalizzazione della spesa. Titolo complesso. L'elenco di tutti i contratti che il nostro economato per fornitura e quant'altro può fare nel prossimo anno. Polizia, telefoni. Ma sì, polizia, telefoni. Sì, 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 sono un po' veloci, ragazzi. Allora, Presidente, Assessore Paita. Impegno DGR 1185 del 2013, incremento risorse attribuite al finanziamento dei progetti ad esaurimento graduatoria, capitolo 498, euro 350.947. Questo è l'esito del bando per l'associazione dei comuni, è stato molto positivo, ci sono stati 23 progetti che coinvolgono circa 80 comuni, ora se vogliamo riuscire a esaurire la graduatoria dobbiamo mettere nuove risorse, diciamo. Quindi con questa scelta che facciamo oggi di fatto esauriamo il capitolo a nostra disposizione e no, c'è un piccolo residuo per l'anno prossimo, però... Ma non è tutti gli anni finanziato questo? Sì. No. Questo è a progetti. Il fondo attualmente non è finanziato. Ma quel Fondax Comunità Montagna non è fisso? Non è finanziato dal bilancio, si incrementa con quanto maggiori gli attori riescono a restituire la regione. No, infatti stavo dicendo appunto che con la scelta di... Non ho capito che fosse un finanziamento. No, il giornale non è così piano. Approfonditelo un po', dai. Lella, Pippo e Giovanni, approfonditelo un po'. Approfonditelo un po', dai, non abbiamo tempo oggi di fare discussione su tutto perché non c'è il tempo. Ma comunque insomma, ancora, al di là del fatto che la legge è scritta in un modo o nell'altro, quello che facciamo oggi porta ad esaurire quello che c'è attualmente, ok? Poi dopo approfondiamo, comunque io penso che siamo abbastanza sicuri. L'esito è positivo, come vi dicevo, se scegliamo di... se siete d'accordo. Se la risposta sarà quella negativa, l'unica possibilità è vedere se è un corso d'anno e con assestamento. Quando un piccolo diciamo, residuo c'è, e poi bisogna cercare di incrementarlo. Quindi, non so, vi lascio la scheda con tutti i progetti finanziati. Sono tutti progetti che hanno... Poi ne fai coppie, eh. Sì, ma per dirvi il tema è sostanzialmente quello della riorganizzazione dei servizi in ambito informatico. Poi ci sono anche delle iniziative sulla protezione civile, ma prevalentemente si sta scegliendo la strada di una riorganizzazione. Ma quelli che volevano fare la scuola bus, eccetera, hanno vinto? Sono passati. Sì, sì. Non hanno vinto, magari. Sono arrivati primi. No, ma dico, sono dentro. Sono qua. Comunque, politicamente, più che tecnicamente, avevamo preso impegno che
procedimento delle comunità montane. Ho capito Giovanni, ma politicamente come tu sai non è che produca solo. Vabbè, ma da 9 milioni, da 9 milioni di spesa, vabbè, prendiamoci le spese personali che una parte è rimasta, comunque da 6 milioni spendevamo 1 milione all'anno, e 5 milioni in meno. Ho capito, ma se ne hai perso 300 è evidente che da qualche parte, no? Bene, io comunque io sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. La scala delle priorità bisognerebbe che poi anche rimane la tua compartecipazione. Ma sì, ma c'è tagliare i capitoli, non è che c'è tanto da fare. Ma io lo sto parlando per me perché lo gestisco io, quindi io no, no, dico qualcosa. Ma non facciamo discorsi, non c'è avanzo, e quindi lo riapplichiamo, poi tagliamo i capitoli che abbiamo, non è che... D'accordo. Dobbiamo approfondire, no, questa tematica. Andiamo a vedere il risultato, no, di associazioni dei comuni che stanno diventando molto importanti, interessanti, e quindi poi ci possiamo abbinare al ragionamento che stiamo facendo. Però perché stiamo facendo dei grandi passi in avanti, quindi magari anche è il caso di ragionarne insieme. Dove sono quelli? Sono quelli che sono arrivati quarti, quelli che dicevo io? Sono, esatto, sono quelli lì. Dai. Allora. Scusate, ma non so perché abbiamo messo la conferenza stampa alle 12:30, non so chi l'ha deciso. Allora, del presidente. Ma, eh? Vabbè, ma lo stesso, non so se. No, provate, e questa non è una discussione. La discussione riguarda il futuro, diciamo, il presente. Questa, con questa scelta esauriamo quello che abbiamo a disposizione, c'è un piccolo. Ancora un piccolo differenziale, ma è insufficiente per fare un nuovo bando. Però io mi permetto di insistere, chiedo scusa. Tipo, Giovanni, però noi ripetiamo le cose, ma non servono a niente. Non parlo di soldi adesso, sto dicendo, però c'erano, al di là dei soldi. Ho capito, ma c'erano 350 milioni in più all'anno, Giovanni, ma allora, o c'è avanzo, li mettiamo lì e poi tagli i tuoi capitoli, i suoi, e li metti lì, no? Tutti gli altri sono, quello sì, ma lei ha posto poi di andare avanti, che mi sembra una cosa ragionevole, per andare avanti, che c'hai avanzo da applicare lì, no, che abbiamo messo il milione che serve per il diritto integrato, oppure tagliamo i capitoli, se no sono chiacchiere, no? E cosa vuoi fare? Cioè, c'era, ma 150 milioni in più, cioè, è chiaro, con 350 milioni di meno, poi 150 milioni di meno, no? Cioè, è la vita così, cioè. Avanti. Allora, del Presidente, Costituzione e coordinamento di un tavolo tecnico per la semplificazione, per l'attuazione del programma di semplificazione. L'unica cosa che vi chiedo è non complicare le cose, da lì in poi sono contento. Poi, mi va bene anche zero, però... Presidente e Assessore Paita, ulteriore proroga termine di contrazione, contributo regionale, forme associative comunali, stessa... alla ricerca dei comuni abbiamo accolto. Avete il tempo per fare ogni cosa, va bene. Mi sembra un problema serio. Scusate, ma sono tantissime. E poi, assente, perché qua assegnazione e finanziamento alla FIS per la sottoscrizione dell'aumento di capitale della fiera di Genova, di quella di GR 1011 del 2012, impegno di spesa 504.473,68. Il 2012. Allora, dell'assessore Cascino. Parere, ai sensi dell'articolo 39, prima comma della legge regionale 36 del 97, relativo al progetto preliminare del piano urbanistico comunale del comune di Vendone, Savona. Parere favorevole, assicurato la base. Allora, Renata e Gabriele, è venuto Bernini a comandarmi, diciamo, mandare la vicenda PUC Genova, non so, fate una riunione, vediamo se riusciamo a chiudere, insomma. Tanto Genova va un problema, insomma, decidere cosa fare con il Belliere, visto che ci attacca la Longhi oggi. Cioè, ma io non so, io ormai non... ci attacca Longhi sul Belliere. Allora,
il Consiglio di Stato ci ha messo quasi 2 anni a dare il parere, fare una sentenza. Poi dicono che ci ha messo poco a pubblicare da quando l'ha decisa. Cioè, ma non vi rendete conto, tra i tanti argomenti che si possono usare? Scritto le motivazioni dopo in fretta, no? Ma dico 2 anni, cioè questo paese muore, non decide niente, poi lascia perdere il merito, poi decide, poi ci si lamenta che ha fatto troppo presto arrivare la motivazione, ma sì, ma c'è sempre qualcosa che non va, eh. Io poi per me si poteva fare io, cosa fate? Vi chiamate Bernini voi due, va bene? Io ho lavorato tantissimo con Bernini in questa fase, no, qua. Ma io ci sono fatto anche commissioni. Beh, voglio dire, se me l'ha detto vuol dire che ci sono ancora dei problemi, suppongo, o no? Sì, sì, ci sono dei problemi che però vanno risolti, lo dico, da entrambe le parti. Mica detto che dobbiamo risolvere una parte sola. Bene. Adesso non credo che sia utile aprire un contenzioso con genere sul punto del capoluogo. Di buona volontà da parte di tutti a trovare una mediazione. Sì. Vabbè, ha fisso io la riunione. Va bene. Allora, no, fissa tu. Con lei. Sì, certo. No, se ci possiamo. E con gli uffici suoi. Certo, certo. Trovarmi, mi sembra giusto che diciamo che va bene. Sì. Certo. Merito, come sempre, merito anche voi. No, insomma, è bene che il comune capoluogo esca da una situazione lì, no? Anche per i discorsi economici, lavorativi. Forza. Allora, assessore Rossetti, vicepresidente, deliberazione numeri 498 del direttore generale ASL 4, Chiavarese, consulente di bilanci di previsione. Poi del presidente, linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse rilevanti dalla programmazione FAS 2000-2006. A quella Isola Buona, quella roba lì? Dov'è Ivan? Sì, quella lì. Quella di lì? Va bene, dai. Poi quello dico dopo questo. Isola Buona, casa. E quella roba lì. Ce la vedi, me la fa vedere un attimo. Però ci sta anche questa, quella giusta. Allora, sono tutte quelle delibere che poi verranno in modo più compiuto generale, poi ve ne parlo un attimo. Comunque c'è Spottorno, Valle Crosia, Rio Maggiore. Vabbè, Rio Maggiore sono 1.000 euro. Erli, provincia di Genova per Casarza, 34 euro, evidentemente sono, diciamo, puliture di bilancio, ma queste qui è quello che, sono quelli che liberano i soldi, allora mi serve l'elenco di quello che approviamo, dov'è? Me lo fate vedere un secondo, così lo dico ai colleghi, no, ma questo è quello che togliamo. Fatemi vedere quello. Quello che gli assessori lo sanno, dai. Vabbè, se, la delibera è questa qui, signora. Dove finisce? Spottorno? No, allora, caro roba di Paganini, per capirci, no? Sarzana, via Paradiso, Borgio Verezzi è la torre Palazzo dei Conti, l'autorità portuale di Genova, lo studio, diciamo, dalla parte di Levante, quella che va fino a Punta Bagno, torre pilota e quant'altro, riprendo il lavoro avviato alcuni anni fa, Isola Buona, Castello dei Doria, basta, giusto? Poi ve ne parlo un secondo di questo, ma adesso perché sappiate le... Ce ne fate una coppia? Sì. Arriva gennaio, in realtà, è libera. Comunque, scrivo che ne facciamo una coppia per l'assessore. È quella che risponde alla logica di avere almeno un'opera per ogni comune entro l'anno. Eh? Allora, vicepresidente, direttiva vincolante alle aziende sanitarie locali per la riduzione della spesa per acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati.
Assessore Vespa, concessione contributi per interventi di solidarietà di cui al punto 3 del programma immigrazione anno 2013, impegno di euro 4.000. Vicepresidente, recepimento dell'accordo Stato-Regioni, Provincia Autonoma, sì, dell'articolo 4 del decreto legislativo 281/97 sulla definizione di percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da malattie emorragiche congenite. Poi ci sono una serie di rilasci di accreditamenti e di modifica. Rilascio di accreditamento rispettivamente a residenza protetta Don Candido Garbarino di Torriglia, poi alla residenza protetta Ospedale Sant'Antonio, poi via Corobetto e più vabbè, una modifica alla DGR che riguarda ICLAS. Sono diverse pratiche. Sono cose amministrative, diciamo. Che... Esatto. Assessore Vesco, proroga dell'accordo quadro esistente intesa Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, del 20 aprile 2011 e 22 novembre 2012 relative alla concessione degli ammortizzatori in deroga, sottoscritto l'8 aprile del 2013. Sì, qua abbiamo la faccio presto perché poi c'è una parte riservata abbastanza complicata. È la proroga di 3 mesi degli accordi sottoscritti nel 2013 in attesa del decreto ministeriale. Gli accordi su che? La cassa delle ammortizzatori sanitari. In attesa che il Ministero emani quel decreto in cui dovremmo riformare il trattamento di accesso. Tra l'altro la partita delle risorse, perché ne avevo già parlato. Assessore Cucinelli, integrazione e dotazione finanziaria bando attuativo progetto 4PAC 2007-2013, approvato con deliberazione 899 del 2012, impegno di euro 4 milioni e 100. Impegniamo altri soldi FAS, si scorre la graduatoria per i poli di innovazione, cui precedenti 15 avevano finanziato 7 progetti di grandi imprese e 14 di atti fra piccole e medie, con questi 400 continuiamo a scorrere. E poi questo che chiedono i consiglieri regionali di fare cose per i giovani, sono queste cose così di qua. Tutto il mondo per i giovani fa queste cose qui. È dura farglielo capire. Non so cosa pensano che si da fare per i giovani, non so, aprire discoteche, quello che fa. Assessore Rossetti, approvazione dei conti giudiziali dei responsabili delle gestioni economiche periferiche per l'esercizio finanziario 2012. Assessore Rossetti, trasferimento ad Arso Ligure di risorse per la realizzazione del progetto Foro B, impegni di 160.000 euro. Assessore Rossetti, ripartizione in capitoli dell'unità previsionale di base relativa al bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2014. Assessore Paita, Fondi UE 2014-2020 in materia di porti, infrastruttura e logistica, programmi di cooperazione e definizione del ruolo operativo della società Liguria Ricerche S.p.A. Presidente, Porfest 2007-2013 S1, azione 1.3, diffusione della TIC, riduzione e impegno progetti della provincia di Genova, di quale intervento ammesso, e impegno di spesa della Tassia SPA 197.565,43 IVA in Puglia. È in Puglia. È in Puglia. Il free wifi, no? Sì. Ho detto Genova. No. Ah, sì. Ah, lo sanno, perché era impero, no? Quello che aveva ridotto. Assessore Guccinelli, legge regionale 33 del 2012, interventi da realizzarsi nell'ambito del distretto industriale, modifica convenzione regione Liguria e FIS, proroga attività animazione economica e approvazione schema aggiuntivo. Ulteriore animazione per il bando fatto l'altro giorno. Assessore Rossetti. Quando è finito quel mucchio lì, ha finito? Sì, sì. No, c'è ancora, poi ci sono, sì, questo, poi ci sono due argomenti, l'argomento in sala. Sulla seggiola non so, no, no, no.
quelle sono quelle. Andiamo avanti, no, per capire se ci stiamo. Assessore, sì, sì, assessore lo stesso, di piano perdite e pregresse delle aziende, degli enti, anche penso il vicepresidente, sì, degli enti del Servizio Sanitario Regionale, anno 2004, annualità 2013. Via. Vabbè, se ne facciamo allora, una dopo. Allora, vabbè, programma pronto area terapeutico ospedaliero regionale, aggiornamento secondo semestre 2013 del vicepresidente. Via. Insomma, del libro è delicato dopo, quindi... Poi del vicepresidente, approvazione dello schema di convenzione tra Regione Liguria e il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, per l'effettuazione di un servizio via di soccorso integrato. A posto, no? Siamo a posto, tutta la linea, abbiamo avuto la sentenza favorevole, anche la Consiglio di Stato. Ogni tanto vincono i buoni. Eh sì. Quanto speriamo? La metà? La metà. Ho chiesto al collega del Piemonte che spende 13 milioni per 4 basi e noi ne abbiamo una e spendiamo 1,8. In una fa anche il volo notturno. Del vicepresidente, impegni liquidazione delle risorse relative ai payback a favore delle aziende sanitarie e studenti equiparati del sistema sanitario regionale per euro. 15.300.000. Arrivati un po' più di soldi del previsto. Poi del vicepresidente. Tu ce l'hai solo nel cassetto, vedi, la Morici non ce l'ha, ma tu ce l'hai. La Morici ce l'ha, ce l'ha. Vicepresidente, allora recepimento dell'accordo sancito in conferenza unificata il 17 ottobre 2013 sul documento concernente le strutture residenziali psichiatriche. Poi un attimo solo che non ci siamo. Non si preoccupa, se ne scappo ora facciamo dopo. No, ma io adesso ci sono. Allora, qua ci abbiamo un DDL del vicepresidente. Disposizioni in materia di trasporto sanitario. Modifica l'articolo 75 ter della legge regionale 41 del 2006. Questa è una delle cose che abbiamo, era un emendamento al collegato, un pezzo del collegato, l'abbiamo presentato. E cosa sarebbe? Sono norme per il trasporto sanitario, rendiamo un po' più. Poi abbiamo un emendamento al DDL dell'assessore Barbagallo, emendamento al DDL approvato con deliberazione di del 2013, norme per il rilancio dell'agricoltura e va bene. Provato. Scusate, ma se non ce la facciamo. Allora, poi un altro disegno di legge del Presidente, istituzione e anche dell'assessore Pasi, istituzione comune di Luni. Prima del referendum. Del Consiglio ha previsto che il disegno di legge sia predisposto entro 30 giorni dalla deliberazione, quindi scade il 29, noi l'abbiamo predisposto, poi andiamo al referendum. Sì, tanto rimane fermo in commissione fino a quando non c'è la legge. Poi va bene. Bisogna un attimo di non c'è tempo. No, voglio dire, se volevate sapere qualcosa di più... Ma io so tutto, ho tutto, no? 30% e votano gli esteri, no? Ci continuiamo agli esteri. Sì, questi. Li abbiamo rimessi. Sì. Va bene. I criteri fondamentali sono che è valido col 30% e si conteggiano anche gli aire, si chiamano così, no? Sì. Che non verranno lontano. Li avevamo tolti e li abbiamo rimessi in finanziaria. Sì. Diciamo. Il nuovo comune è previsto dal 1 gennaio 2015. Ma poi nel frattempo poi ci sarebbe un commissario, come funziona? Nel frattempo bisogna vedere, no, è l'altro. L'altro bisogna vedere se si vanno a elezioni oppure. Beh, se... magari solo per 6 mesi mi sembrerebbe difficile, lo spreco. Anche secondo me. Un commissario, magari adesso c'è il sindaco commissario. Vabbè. Comunque
un altro. Sarà il ministero interno. Sì, sì, certo. Noi non lo sappiamo. Come tutto questo, se il referendum del giorno? 9 febbraio. Avrà il quorum e darà esito positivo. Se non si va a votare. Per... In entrambi i comuni. Ah, in entrambi? Basta che un comune esprima parere contrario. Bologna al 30? Bologna al 30, certo. No, perché il 30 si poteva intendere separato, separato. Quorum, sì e sì. Ragazzi, è la nostra prima, Sai che io tipo, io lo sai che tipo per la fusione, sapete perché? Perché? Perché nessuno potrà fare mai più 235 comuni. No. Guarda, è l'incipio della delibera, tra l'altro. Abbiamo voluto proprio motivare così. Nessun presidente potrà mai visitare tutti i 235 comuni. Ci sarà un referendum per scindere un comune. Anzi, per scindere due e farne quattro, così si può superare. Andiamo avanti, allora, non perdere tempo, lo perdo io. Un DDL dell'assessore Cappino, testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio. Uh-huh. E qui, adesso, e questo è quanto, poi veloce. Ora abbiamo l'argomento in sacco, che è il numero uno dell'assessore Cosci, sottoposizione dell'articolato di revisione della legge urbanistica regionale in vista dell'approvazione relativo disegno di legge. Va bene. Sua fiducia. E poi due argomenti. Veloce. Allora, uno è dell'assessore Pesco, argomento di giunta sulle problematiche del contratto di servizio con AMT per la gestione della ferrovia Verona-Casella. Ma scusa, ma in quella ferrovia lì, il famoso treno importante, quando arriva? Siamo andati a vedere quasi pronto, ma ora è chiusa perché devono ripartire il porto. Lo so io sui giornali. Quindi vanno bene tutte e due le due funzioni. Vabbè, ma lei va solo il titolo, non si avventura in testa. No, poi se mai poi vediamo. Vabbè, no, perché bisogna vedere se c'è qualcosa. Genova Casella, no, ma ci sono le tante volte ci sono due opzioni da scegliere. E poi di chi è? Ah, dell'assessore Rossetti, un altro argomento, azioni regionali per il concorso alle attività di recupero fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto, IVA. Le ultime due dell'anno di Rossetti. Non riservare. Due anni delle deliberazioni. Risultato di esercizio delle aziende sanitarie ed enti equiparati. I Liguri per l'anno 2012 impegna la risorsa a comprare il valgio dei costi secondo i criteri di quella di GR 500 del 2013, 34.507.174. E poi il Fondo Sanitario Nazionale 2012, sistemazione contabile delle poste di mobilità attiva e passiva. Ok, finito? Adesso non si agita questi 10 minuti. Non dico, stia tranquillo a 10 minuti. Poi per noi facciamo la conferenza stranamente in nostra, credo che sia fan. Allora, sentite, vi devo dire parecchie cose in poco tempo, titoli, poi facciamo 10 minuti di serata, 20 minuti di serata, perché c'è una pratica abbastanza importante. Allora, domanda preliminare. Tutti voi leggete abitualmente le mail o no? Sì, tutti, direttamente. Magari non subito, ma sì. Ma non voglio dire, subito o no? Subito, sì, dobbiamo leggere subito. Nel senso che leggete sul telefonino. Sì, sì. Sì. No, perché vi proporrò per mail un programma di attività 2014, come facciamo prima, molto intenso. Il mio è rotto. Insomma, un programma di rendicontazione, di non ci toglie la sorpresa. Non vi tolgo niente. Bello, vi dico i titoli, opere pubbliche, industrie e progetti speciali. I titoli, basta, resto, vi scrivo, basta.
Va bene, poi il 10 portiamo questo elenco delle leggi da approvare, ma la testa anche bofa per cominciare ad avere un po' un quadro. Poi facciamo la delibera, parliamo di personale, perché dove si parla di persone, giustamente riservata. Due cose spot. Mi risulterebbe che potrebbe chiudere in anticipo la centrale Enel di Genova. Vi chiederei di fare una verifica, se è vero è vero, se non è vero non è vero. Di recente da me non è vero. Perché se fosse vero, diciamo, c'è tutto un disegno da comporre, di rimettere a posto, tra l'altro il Comune di Genova è diverso dall'autorità portuale. Insomma, il presupposto è questo, non lasciamo in realtà, punto e fine. E se a proposito di cose ambientali, diciamo, durante una visita che abbiamo fatto a Casanova, è stato segnalato che ci sarebbero, secondo un cittadino, però ben informato, possibili problemi per il futuro di quella discarica che c'è lì. Ho detto un po' al volo, magari chiamatelo un po', si chiama di Bauer. Chiamatelo un po', mi sembrava una cosa da approfondire, ecco, adesso non ci voglio neanche dire in diretta perché magari poi non sono vera, ma va bene. Poi Michele Cabarca, che sentiamo nel pomeriggio perché vuole venire un paio di giorni per fare quel discorso là, beh, bisogna farlo e con entusiasmo. Sì, sì. No, sì, va bene. Io non so le date, le fisserò, sono fissate. Cotta viene rotto. Adesso facciamo un po' un ragionamento complessivo sui fondi, perché sì, sì, sì. Poi avessimo delle sorprese. Sì, 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 non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Rotto più ora, Claudio. Cotta. Non me lo ricordo. Lotto che ora viene cotta. Ma il programma del comitato deve essere quello della precedente occasione. Cioè 15. Arrivare tarda mattinata per fare le 15. Eventualmente a pranzo. C'è la pranzo, poi la 15 a va bene. 8 eventualmente pranzo, ristretto, e poi diciamo, e poi riunione. No, lì c'è una richiesta di Siri, non so, per me possiamo anche dire che vengano in due, uno e uno, non so, per me. Se no diciamo di no. Insomma. Cosa diciamo? È chiaro che se facciamo una cosa con 40 persone facciamo niente. Io l'ho anche detto, insomma, l'ho anticipato. No, è un po' imbarazzante perché lui verrà come giunta, non come consiglio, quindi forse è meglio di no, insomma, mi sembrerebbe anche scortese nei confronti dei consiglieri. Del no? Io ho consigliato di portare la città in Italia, cioè. In Italia. In Italia più volte, in Italia, Liguria. Posizione tra l'Italia. Ma non è tanto opposizione, perché potrebbe venire, per esempio, anche come si chiama il consigliere nostro che la segue. L'unica cosa che, forse vado a sentirli per capire se la cosa è duale, speculare, duale. Perché se no fossi un consigliere del Piemonte, dico c'erano i consiglieri della Liguria perché non ci siamo anche noi. No? Senti un attimo, se vogliono portare due consiglieri, maggioranza e opposizione, due consiglieri, maggioranza e opposizione, se si fa deve essere una cosa reciproca, ci deve essere, no, se no diventa... Quali rappresentanti? Sì, insomma, due, non so, per me. Ho dubito che i consigli riescono a legare due sole. Beh, adesso non è che possiamo fare assemblea di consiglieri generali con forti, c'è altro candidato, ma non so se poi... So, però di fronte a una richiesta io vi dico... Va bene, dai. Allora, 10 gennaio, quando torniamo. Dunque, io farei le conferenze stampa, le metterei 13:30, perché così non abbiamo affanni, insomma, ok? È fissa, poi se c'è un problema. Mentre il pomeriggio, io comincerò alle 15, così diciamo siamo un pochino più umani, insomma. No? Diciamo, finiamo alle 2:30, si mangia un pochino e si comincia. Sono 2:30 per la conferenza stampa. No, nel senso che ci teniamo mezz'ora, un panino, no? No, visto che stavolta dura anche un'ora, quindi come dire, no, si fa mezz'ora, mangio un panino e comincio. Allora, io il 10, nell'approfondimento, vorrei parlare di FAS. E così c'è il tempo di preparare le schede, insomma.
vorrei che ci porta, che ci desta appena possibile via mail, forse me l'avete già anche dato, ma a tutti via mail così. Il FAS oggi vuol dire con le ultime cose che avete fatto, no? Praticamente rispetto a quell'elenco che verrà fuori ci sarà già una disponibilità che nel frattempo maturata, che lì c'è ancora, però, che è la roba della riqualificazione di Sarzana, dico bene? Perché poi vorrei farvi anche un po' una proposta su come procedere, poi bisogna tornare a Roma, abbiamo scritto la famosa lettera, ma adesso bisogna chiudere. In quel giorno lì vi raccontiamo un po' anche come evolve, anzi, ci raccontiamo come evolve la questione fondi europei in generale, ma perché io vorrei quel giorno lì abbozzare un'idea su come riprogrammare i FAS, naturalmente sempre con le famose quattro variabili, insomma, che sono le zero, i depuratori, Aurelia Bisti Spezia, Fontana Buona, no? Però diciamo che noi ci prepariamo un'ipotesi e poi in base alle... Ecco, quella roba lì riguarda praticamente tutti, quindi visto che ci siamo tutti, visto che mancano tanti giorni, so che tu hai fatto una proposta di riprogrammazione dalla tua parte, no? Che mi pare che vada bene, insomma. Va bene. Poi, quel giorno lì, diciamo come schede, ecco scusate, però ho dimenticato questa, ci dedico un minuto perché è semplicissimo. C'è il programma di gennaio incompleto, ma siamo già a 8, quindi siamo quasi in fondo, non ci perderai tempo. Sottolineerei solamente Vesco e Spezzini che siete in fila, la valutazione sul da farsi per il giorno 9, dopo la volta. Va bene tutto. Ma la cosa che è scoccente è il fatto che questi che protestano su tutto non lo fanno di loro, ma lo fanno quando ci va qualcuno, mettendo poi anche completamente in ombra la cosa buona per cui ci vai. Da qui è una cosa un po', perché se uno vuole fare uno sciopero se lo fa, si fa un suo corteo, si fa una manifestazione e quello che si ottiene in spazio lo ottiene, no? Ma quando invece, come se dire, trovi una ribalta già pronta, non solo, come dire, fai casino sulla tua cosa, ma cancelli completamente quell'altra, che non è mica giusto, perché la gente che ci ha lavorato, no? Ci hanno sperato tutta qualche giorno, quei poveri vecchi di arco, altro giorno. Perché se poi non gli parli, diciamo, ti dicono che non hai voluto parlare alla gente. Così che i vecchietti hanno sparato tre quarti d'ora, insomma. Non è simpatico. Per una cosa che tra l'altro era molto bella, che abbiamo dovuto fare di fretta. Vabbè, a parte questa, è un po' di cosa da definire, resta tutta roba tranquilla, no? Soldano, Aquila, Pietra, Ventimiglia, Castel Vittorio, Sant'Orcese, Pra, e poi un paio di cose da definire. Però ce ne sono anche delle altre nuove, quindi può darsi che il programma venga leggermente poi... Sì, ma c'è anche Cogoleto che vuole, insomma. Vediamo. Comunque ve lo do completo gennaio. Può iniziare comunque è buono, 7-7-9 sicuro, neanche 15. E l'unica cosa è quella lì, va dato lavoro, poi per me va bene. Però è una bellissima iniziativa. Se il giorno dopo non ci preparare di questa iniziativa, si parla di... Tra l'altro per una cosa che ha chiesto i sindacati, ma l'altra cosa che presentiamo oggi invece in conferenza stampa, e lo dico in particolare a Pippo e a Giovanni, e a Lucinelli, dico, hai ragione, è l'operazione Erdo che è finita, che a gennaio apre, è un investimento da 6 milioni e rotti, di cui 3 rotti fondi ministeriali, 700 mila euro FAS, 2 milioni comune, ed è sostanzialmente l'ultimo grande buco, diciamo, della guerra che si colma. Insomma, un'operazione anche molto ardita, ma comunque la discussione su queste cose, gli architetti sapete che è così, insomma, che non si rifà tecnologico, innovativo, insomma, comunque adesso non è compito nostro. Lì quello da Arsenal invece bisogna fare, non è filologico innovativo, lì ci piove, Giovanni. Ci piove, cioè chi ha fatto quella roba lì bisognerebbe, vabbè, ma dai, è impossibile vendere il pesce in quelle condizioni lì, cioè... Sì, anche io ho detto subito, ma tanto ci hanno beccato una paglia in giornale, no, non noi, non so, bisogna occuparsene, lo so che quando è caldo deve girare l'aria, ma hanno fatto le finestre che si aprono, la storia dell'umanità, hanno fatto le finestre che si aprono. Cioè,
Bastava fare l'appunto scorrevole. Sì, ho scorrevole, che si apre, no? L'architetto mi ha detto che ci vogliono, come ci vuole l'aria d'estrato, capito? Apri le finestre, cioè, ce l'hai. Non è che ci deve avere l'aria d'estrato, deve avere l'inverno, esatto, la porta via. Tanto 1,5 milioni, ragazzi, mamma la madre. No. Vabbè, quindi oggi presentiamo questa, quindi Renzo, Giovanni, Pippo, poi presentiamo anche la riqualificazione tua, insomma. Vabbè, torniamo al 10, quindi ci siamo capiti sui FAS. Possiamo anche dare le due notizie sul dimensionamento scolastico. E quello che c'è da dare, si dà. Vabbè, cominciamo dalle altre cose. Vabbè, insomma, magari tardiamo un po' anche noi, che avviseremo i giornalisti che sono in ritardo per le frane. Invece, quando ricominciamo, sì, cominciamo un quarto, dai, sì. Quando ricominciamo, abbiamo visto con Ivan che se vogliamo dare tutte le opere dal milione in su, non basta farne una alla settimana, che è anche una cosa positiva, bisogna farne due più o meno, no? Quindi cominciamo con la Casa della Salute di Pegli e... Vabbè. Vabbè, poi come sempre in questi casi, se una cosa indietro o avanti si cambia, insomma. Quindi cultura e sanità, insomma. Invece nell'ambito di quel discorso che facciamo per mail, più approfonditamente, io volevo che parlare un po' di Ansaldo Energia quel giorno, poi adesso vedremo se farlo con i vertici, ci ragiono un po' in questo giorno, perché se noi ci fermiamo al fatto che l'ha preso a fondo, non abbiamo fatto un'operazione conclusiva, insomma. E quindi diciamo, vorrei ragionarci un po', però vi scrivo così adesso non perdo tempo. E invece vorrei fare due riflessioni un po' ampie su due temi, uno si chiama TPL, ce lo porterà a Vescovo con Fils, invita Fils e Orlandelli, ok? Oppure li invitiamo già ufficialmente. 10, sì, per quello che cominciamo 1:30. Sì. Nel senso che per fare quel programma lì, risposte ufficiali quante ne mancano? Manca ancora Spezia e Impresa. Impresa sono andati giù 24, abbiamo concordato un percorso che loro ritirano la gara e quindi entrano giunti. Sì, bene. Spezia e Provincia. E l'altro, vabbè. Però la regione tecnica sono molti più. Vabbè. E invece Pippo e Renzo, e già che c'è Fils, volevo quel giorno lì fare un po' il punto sulla azienda. Avete visto che inaugura Siemens fine mese, no? 29 mi sembra, siate un po' che interessati. Eh? Due di? Vabbè, la cerimonia sarà il 29. L'invito nostro è il 29. Vabbè. Va bene, vediamo. Comunque vi scrivo e okay. Adesso avete visto che Castellone ha fatto il Presidente della Repubblica, forse dopodiché questa cosa qui è chiaro che condiziona molto anche il discorso ospedale, no? Se qualcuno mi chiede ma cosa ha fatto sull'ospedale, beh, dipende da cosa si fa su, no? Perché Orlandelli diventa un grande polo pubblico, anche pubblico, se no è difficile pensare che sono solo le aziende. Avete visto che l'università ha dei pessimi dati, diciamo, su, no? Cattivi dati, insomma, se vuol dire pessimi, non cattivi dati. Non solo, ma in quella ricerca che fanno a medicina, non ci mettono il timbro, l'istituto scientifico San Martino X, così non ce la conteggiano e ci fanno venire meno finanziamenti sulla ricerca nazionale. Il direttore della funzione ci ha risposto, l'università non vuole. Quando non vuoi non è semplice come si è visto anche noi. Quando l'università non vuoi non è semplice come si è visto anche noi. No, ma infatti lo dico per l'università. Sì. Va bene. Fare un ragionamento quanto siamo obbligati a continuare a sostenere l'università. Vabbè, dai. Adesso. Comunque su queste cose qui vi scrivo, insomma, avete capito che il discorso è opere pubbliche su cui vi scrivo, okay. Grandi aziende, imprese speciali
e basta. Le province la spariamo? Sì. Fare un attimo il quadro della situazione. Sì, sì. Ma adesso sul 10, perché il 9 c'è una riunione su Expo 2015 degli assessori, videoconferenza, e il ministro Triglia dovrebbe, quindi avrebbe bisogno di una scia di minuti, poi il 10, lanciare 25 interventi, uno per regione. Va bene. Dovrebbe esserci anche una scia di minuti, poi il 10. Non cominciamo mai 10, quindi finiamo un'ora e mezza. Poi Enrico, vorrei che tu incontrassi i lavoratori di FAC, anche se sono messe ditte, come si dice. Ho visto che si lamentano del fatto che io l'unica cosa che proverei è vedere se il sito può avere un destino produttivo o se valorizzando quello un altro può avere, non so. Abbiamo provato in tutti i modi. E comunque incontra, sì, diciamo. Ok? Poi una precisazione sul discorso alluvione, segretario. Allora, 40, 12, 7 sms, cioè 40 sarebbe il contributo di protezione civile Spezia, 12 Unione Europea, 7 sono i fondi nostri, più gli sms, che queste qui sono opere che dovrebbero essere finite tutte. Cioè, è venuto uno che ha lavorato a Beverino in questi giorni, non è stato mai pagato. Adesso io vorrei capire un po', quinto a essere scritto anche gli sms, insomma l'altra volta gli sms non c'erano. Per il 10 porta ce l'ho. Va bene, finanziamenti, dunque noi dobbiamo portare, Gennaro, a delibera picco, ok? Ci capiamo, no? Quella che abbiamo abbozzato in questi giorni, che adesso va la delibera PQ, la delibera FES, Renzo, cultura. Poi bisogna che Renata si occupi del riparto dei fondi, legge di stabilità, chiedendo che tengano conto anche un po' di raccolta che è successa ieri, perché ieri è diffusa, ma è grossa. Infatti bisogna valutare se anche lì chiedere... Sì, bisogna chiederlo, chiediamolo. Io la chiederai ieri... Proviamo. Molto discusso, soprattutto abbiamo tanti danni... Quindi fate la richiesta, poi se non diranno di no... Cipriano che andiamo a vederla, ma è... Io adesso, se riesco, a fine giunta ci faccio un salto. È venuto. Sono già andati, gli abbiamo già fatto sopra l'uomo. Infatti, anzi, rendete note che l'abbiamo chiesto, lo dirò anche in conferenza stampa. Se vieni anche tu, vieni. Sì. Perché San Cipriano dai giornali sembra una cosa enorme. È una collina intera. E poi mi hanno già chiamato tanti sindaci che si sono peggiorate, le condizioni di frane preesistenti, tipo a Borzonasca, a Bollito, cioè tutte le situazioni a rischio sono peggiorate. Vabbè, quindi bisogna che tu attivi con Gabrielli e con Rani o con il responsabile nazionale ambiente, che è Piemonte, chi è? No? Sì, che facciamo subito la riunione che abbiamo fatto lo scorso anno. Se è lui o se invece è quello referente della protezione civile del Friuli. Lui, va bene, ok. Che facciamo questa riunione a Roma, che dividiamo qua, sono 20 milioni. E l'ultima cosa invece riguarda quel fondo, quello di 3 milioni all'ambiente. Quelli sono soldi che ci hanno già dato. Però manca il commissario, nel senso che in un primo momento... Hai già detto, si chiama Gabriella per mettersi d'accordo, perché lui dice che fare il commissario comporta... Allora, questi qui sono su una norma che ha visto il commissario. L'unica opera che avevamo noi su quella norma lì era il disegno. Abbiamo chiesto di fare il commissario Doria. Adesso cosa fa? Doria fa il commissario anche per la Valle Lara. Quello che io ho detto. Ne facciamo due. Fra l'altro ho parlato anche con Doria, che al massimo sarebbe anche disponibile, ma se riuscissimo piuttosto lo facciamo uno di noi e su quel pezzo. Bisogna risolvere il problema, bisogna sapere chi è. Niente, e non c'è problema. Perfetto, perfetto. Ultima cosa, poi chiudiamo. Allora, Moric, poi lascia stare la Moric che devo parlare con lei. Moric, Pippo, Bonanni, Claudio. Allora, appena possibile, io vorrei avere la tabella, diciamo, 10, 11, 12, 13, perché bisogna un po' reagire qui a questa roba. Dunque, noi parliamo di impegni, giusto? Quella famosa tabella di 3,30 è un impegno, giusto?
Quando è che abbiamo gli impegni 13? Cioè, abbiamo da oggi, voglio dire, ma ci vuole un po' di tempo. La figura ce l'abbiamo il 31 marzo. Marzo, prima di loro non ce la fai, no? Vabbè. Vabbè, allora, stai a sentire. Appena torniamo ci porti 10, 11 e 12. E ce li porti però molto leggibili, cioè per assessorati o al massimo in alcuni casi dividi assessorati in due pezzi, no? Trasporto e lavoro, insomma, la stessa cosa vale per la sanità, 10, 11, 12 l'avete già, no? Sono quelli che avete messo nel bilancio. E ci porta una paginetta a tutti? Sì, noi al 15 di gennaio abbiamo anche il quarto, il CIE del quarto trimestre. Dire, sì. Quindi non abbiamo il consultivo, abbiamo il CIE del quarto trimestre. Ah, io poi volevo chiedere a quella famosa CGA, come si chiama? Quando abbiamo i dati del 13, di fare un conto su quanto la finanza pubblica nazionale avrebbe risparmiato se tutti gli enti di spesa di questo paese avessero seguito questo. Secondo me è un numero pazzesco. Allora, appena